no ragazzi, guardate che meraviglia, manca il Gesù bambino e i re magi, perché ovviamente il 24 notte il camera mette il Gesù bambino. Ma guardate il mio albero anche, con i babbi natali. Oddio, è caduto giù. Stai su, eh? Il mio è molto colorato, diciamo, non è molto fine, classico. Ma il cameraman ci piacciono come le giostre e come gli autoscontri. Allegria sempre. Ragazzi, ma adesso... iniziamo l'ultima puntata natalizia! Siamo in faccia, ho paura. No. Uno, due, ecco. Wow, che bello. Abbiamo cambiato anche le lucine, fate vedere che bello. Guarda che bello, tutto colorato, tutto allegro oggi. Oggi è l'ultima puntata natalizia. Sì, è l'ultima. Eh sì. Siamo tutti. È l'ultima, Clara. Perché dopo dobbiamo preparare a casa nostra. Per il prossimo anno avremo grandi sorprese. Grandi sorprese. Certo. Ma oggi per l'ultima ricetta natalizia, che cosa ci fai? Ma facciamo un antipasto, facilissimo da fare. Dai. Una mattonella al salmone. Che cos'è? Un bel mattone da picchiare addosso quando ti dà fastidio qualcuno. Dopo l'antipasto, teppa! No, una bella mattonella al salmone ricoperta di stelline di sfoglia. Ma dimmi gli ingredienti. Gli ingredienti sono pochi e sono semplici. Allora, per fare la nostra mattonella ci servono solo 100 g di salmone affumicato che trovate dappertutto, 2 patate lesse, 2 uova sode di cui useremo solo il tuorlo, 2 cucchiai di mascarpone, un filo d'olio, sale e pepe. Poi per farci le stelline di abbellimento prendiamo una sfoglia già fatta e la farciremo con dei pezzettini di wuster e pezzettini di olive. Un antipasto dietetico. Cioè, una botta di mascarpone però è dietetico. No, due cucchiai cosa vuoi che faccio? Allora, partiamo Mirella. Certo. Va bene, allora per prima cosa mettiamo a bagno nell'acqua fredda le uova e le facciamo cuocere. Certo. Ma perché acqua fredda le uova? Perché si devono mettere sempre in acqua fredda le uova per cuocerle quando sono sode. Deve vedere. Mirella, una padellina un po' più piccola. Non ce l'ho. È alta. Clara, nella padellina... Queste mi galleggiano, queste fanno il bagno qui dentro. Non è la padella. No, no, sempre. Perché ho il pentolino piccolo, c'è dentro un pezzettino di coniglio da scavare. Ma che è il tuo coniglio? Dammi l'altro, quello del latte, ma sono due uova? Clara, santo Dio. Fagli vedere. Devi mettere dentro due uova, non è che ci vuole la padella della pasta asciutta, to? Accendo il fuoco, Clara. Accendo il fuoco. Intanto peliamo le patate. Ragazzi, ma siamo sicuri? Dai, Mirellina, vieni. Siamo sicuri che è Pasqua, stiamo facendo le uova sode? Guarda, vedi così. Viene già la fetta. Sono abituata col coltello. Gli do una sciacquata, Clara? Sì, brava. Mettiamo nel cestello con la pentola a vapore, così ci mettiamo 5 minuti e sono cotte anche le patate. Facciamo pezzi un po' piccoli, così cuoce in fretta. 5 minuti. Ma ragazzi, accendo la luce adesso. No, no, va lasciamo bene così. Lasciamo pure che non si vedono le rughe. No, Clara, facciamo un po' di lume. Anzi, chiudiamo del tutto, buio completo. Sentiamo solo le voci, che è meglio. Ragazzi, chiudo la pentola a pressione. Col cestello speciale. Col cestello specialissimo. Nel frattempo dobbiamo smiluzzare il nostro salmone. Guarda, come gli orsi, lo mangiamo così a... Gli orsi? Ma perché gli orsi mangiano il salmone? Sì, certo. Gli orsi della Norvegia. Clara, cosa fai? Niente, prendiamo il nostro salmone e lo facciamo a pezzettini. Mettiamo nel mixer così ci frulliamo tutto insieme. Diciamo che è un tipo di patè casalingo. Ah, che ne basta proprio una fettina. Prego. Questo va. Può riporlo. E dove lo metto questo cavolo? Ci fai la pasta domani, salmone e pane. Sì, che buona. Come si fa, Clara? Ma come? Già che ci siamo, diamo due ricette e una dritta qualche ragazza che no, non che io non sappia farlo. No, Allora, niente, non succede niente. Calma. Allora, prendi l'uovo, ricotta. Infatti la mettiamo sotto l'acqua fredda. Appego? Pentola qui a... Aspetta. Pressione.
Allora, praticamente si fa così, ragazzi. Vai in avanti. Si toglie questo. Ma che roba! La madonna, senti che roba! Che vapore! Il capotreno! Vai, va! La stazione! Siamo arrivati alla stazione di Padova! Ti prende! Apriamo, vedi, Clara, guarda come te non state bene! Bravo. Vedi? E si tira fuori, guarda che bello! E fai così, guarda, magica bula! Adesso lasciare la pedale per un momentino! Magica bula di body. Quando spegniamo le nostre trasformiamo. Lei va avanti a parte. Benissimo. Io non vedo, occhio, non vedo cuore, sì, non duale, per l'amor di Dio. Adesso spegniamo le nostre uova. Si pelleranno, che sono quelle che non si spaccavano. Guarda che roba. Va. Martello e le apriamo. Se tu le butti sotto l'acqua fredda si spelano bene dopo. Ma questa è una novità, questa devi dirlo, le ragazze. L'ho appena detto. Ma tu lo dici che senza guardare la telecamera e dici. Ma che ragazze si sentono, eh? Non ragazze, sono... questo è un segreto che segreto. Solo Clara sa. No, questo si sa perché chi fa le uova sode lo sa. E io non lo sapevo comunque. E apriamo. Ci usiamo solo il tuorlo. E il bianco? Il bianco lo mangi con su un po' di sale. Ma sei matta, è buonissimo. E sono tutte proteine. Puoi metterlo anche dentro l'insalata. Lo fai a pezzettini. Guarda, ho giusto l'insalata d'orzo da mangiare stasera. Perfetto, ci metti dentro queste qui a pezzettini quando sono. Te li metto dentro nel tuo. Che ti importa? Perché? Non si butta via niente, non scherziamo. Adesso ci aggiungiamo le nostre patate. Mettiamo dentro. Adesso aggiungiamo i nostri due cucchiai di mascarpone. Proprio giusto due. Due pizzichi di sale, non esagerati. Uno su due. Perché di solito esageri? Perché è già abbastanza salato il salmone. Pepe. Scende. Boom. È caduto. Adesso macina tutto, vai. Vado, questo è il ramo che piace a me, che c'è questo, Vai. Lo rovesciamo nel nostro stampino e poi però dobbiamo lasciarlo raffreddare nel frigo, eh. Certo. Mettiamo il frigorifero. Okay. Adesso qui abbiamo bisogno di aprire la nostra pasta sfoglia. Ragazzi, faccio una stella, Che bello, la stella natalizia, guarda come la schia. Bisogna premere così, poi si stacca. Ma guarda, è rimasta bella che staccata così. Guarda che roba. Vedi? Una sottile di oliva, bagniamo un attimino i bordi e sovrapponiamo l'altra stella schiacciando le punte e i bordi. Clara, ho avuto un'ideona. Bravissima, dimmi. Cioè, un'ideona, l'ho vista fare dalla prova del cuoco. Non proprio così con le stelle. Le cambia un po' almeno. Siccome la Clara ha fatto le stelle e sono rimasti i buchi, giusto Clara? Sì. Se noi la mettiamo nel forno e li mettiamo sotto tipo una palla di stagnola, quando la tiriamo fuori non rimane arcuata? Sì, tipo cessino, sì. Clara, certo che sì. No, ma che testa che ciò che... Clara, cosa stai facendo? Lo sto accartocciando attorno, perché così quando cuoci, che rimane poi duro, rigido, ha proprio i bordi del cestino. Che bello, Clara! E sotto abbiamo messo la palla di stagnola. Ragazzi. Allora, sbattiamo un uovo velocemente con un po' di latte. Una lacrimina di latte. Sbatti. Allora, 15 minuti a 200 gradi. Okay. Va bene? No, Clara, che meraviglia! Wow! Ma che meraviglia! Proviamo a togliere la carta a forno per fare sto cestino. Tiriamo via il testone qua. Ecco, Clara. Adesso ci mettiamo... No, guarda! La maschera di ferro! Mettiamo un tovagliolo, anche se non rosso. C'è il tovagliolo rosso? Cosa? Facciamo la forza. No, ragazzi, guarda, dobbiamo fare il tovagliolo. Facciamo il tovagliolo perché non abbiamo... Andiamo dietro.
Siccome abbiamo bisogno di un tovagliolo rosso, tanto oramai è l'ultima puntata natalizia. Perfetto. Che bello, Clara. E cosa fai adesso? E adesso mettiamo dentro le nostre sfogliettine. Cestino pronto. Adesso vediamo il patè. Vediamo come cosa succede. Madonna, Clara, vuoi vediamo una paletta? Cosa succede? Madonna santa, siamo messa in circo. La Madonna di tamburo. Benissimo. Wow. Ma quante sono? Sorpresa. Wow, perfetto. No, ma Clara, guardate che bello. La tavoletta e il cestino. Il cestino è più bello. L'idea del cestino è stata grandiosa. Ma guarda, ogni tanto la prova del cuoco serve a qualcosa. No, ma guardate il cestino. Fallo vedere bene, cameraman. Anche sotto. Guarda. E adesso dobbiamo assaggiare. E io come si fa? Mestolate. Io prenderei. Questo qui ci vorrebbe una punta di un coltello, un crostino. No, la mettiamo su qui. Prendine una a te. Assieme con quella. E una qua. Va bene. E facciamo così, guarda, Facciamo così. Del patè. Così. Vado. Vai. Buonissimo. Però non mi sono ancora ben tenera. È buono, molto delicato. Allora, Clara, adesso salutiamo tutti. Ma siccome non basta mangiare, questo mangiare, si sa più che mangiare. È l'ultima puntata, facciamo un po' di auguri. E diciamo gli auguri di Natale a tutti. Tantissimi auguri. Tanti auguri di un felice Natale, sereno soprattutto. E ciao a tutti. E alla prossima. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao.